Buongiorno da Buccia Marcia e passiamo subito al match numero 4. Jangbe contro Zero, valido per la semifinale della OSL 2012. Il punteggio è di 2-1 per Zero, che ha vinto gli ultimi due match dimostrando un gioco veramente eccellente. Adesso vediamo come si comporterà Zero in, Jangbe in questa partita. Si riuscirà a recuperare, gli servono due vittorie consecutive per passare alla finale contro uno fra Flash e Fantasy, quindi due Terran. E qui abbiamo Jangbe, Protoss rosso in alto a destra e Zero Zerg in alto a sinistra, e di colore pare giallo scuro. Giallo scuro o arancione? È arancione o giallo scuro? 480p non mi aiutano molto. Chiamiamolo giallo scuro o arancione chiaro, da qualche parte più o meno lì. Comunque la mappa è Neo Sniper Ridge, una mappa che considero abbastanza difensiva, una mappa che mi piace anche abbastanza. Pylon per Jangbe, pronto a fare il wall all'interno della sua base, quindi una strategia più classica in questa partita per Jangbe rispetto alla strategia che ha eseguito nella partita precedente, nella prima partita che ha vinto, dove è andato di una sola base. La prima volta gli è andata bene, la seconda volta gli è andata abbastanza male, e quindi torna una strategia un pochino più classica. Dall'altra parte abbiamo un overpull per Zero, quindi la stessa strategia utilizzata nella partita precedente, una strategia classica, standard, non è forte contro niente, non è debole contro niente, va bene così. Gateway, no, cosa dico, Forge per Jangbe, intanto qualche pubblicità coreana in sovrimpressione là in alto, c'è scritto roba coreana, 2012, c'è scritto 2012. E Hatchery, esattamente, per Zero, contro una Nexus abbastanza rapida anche dalla parte di Jangbe. Quindi una partita che parte un pochino più lenta rispetto a quella precedente. Subito un cannone, eccolo qui, per Zero, Jangbe. Mi sto confondendo troppo. E questo Overlord che sta andando in basso non vedrà niente, vedrà invece l'avversario alla sua destra. Posizione un po' sfortunata per Zero, per Jangbe, ancora a confondermi, perché in un wall costretto in questa configurazione lo Zealot è fuori dal muro e non al suo interno, quindi un pochino più esposto. Ecco, qui il wall è quasi pronto. Nulla di strano. Qui un blocco leggero, un piccolo blocco sulla rampa da parte di due Zergling per non far vedere all'avversario cosa succede all'interno della propria base. Poi gli altri Zergling che vanno in giro per la mappa. Un Probe che anche lui va in giro per la mappa a gironzolare. Quasi pronta la nuova Nexus. Secondo Pylon e Extractor, esattamente quando ce lo aspettiamo. E quindi in questa partita tutti i due giocatori stanno utilizzando una strategia standard, nulla di troppo rivoluzionario. Tutti e due vanno abbastanza sul sicuro e nessuna sorpresa fino a questo momento. Anche se ci sono i telecronisti coreani che mi sembra si siano emozionati un attimo per qualcosa, anche se io non vedo niente. Vedo un Lair, anche qui abbastanza normale. E vediamo adesso, l'unica incognita è vedere se e dove stavo proprio dicendo questo, la terza Hatchery, se e dove arriverà da parte di Zero. Sembra ore 12 ci sia un pallino di una Hatchery, anche se non sono sicuro al 100%. Vediamo cos'è, clicca, eccola lì, sì, Hatchery. Quindi terza Hatchery, terza base abbastanza rapida per Zero. Hydralisk Den, quindi ancora Hydralisk e Lurker per il nostro amico Zero. Una strategia che ha avuto buoni risultati fino a questo momento, quindi
giustamente la riutilizza. E questo proprio che è ancora vivo, inseguito da veramente tanti zergling, riesce a vedere questa base secondaria. L'ha vista la terza base? Non sono sicuro che abbia visto quella terza base, Jangby. Magari può immaginarselo, ma non credo l'abbia vista. Ok, cosa abbiamo? Sito dello Fadun, per cui templari per Jangby, anche qui tutto da manuale. Visto che non c'è molto altro di cui parlare, parliamo del prossimo match. Una volta finita questa semifinale, la seconda finale che aspetto abbastanza con emozione fra Flash e Fantasy. Finalmente viene ucciso questo probe, ma hanno speed quegli Zergling? Non mi sembra abbiano speed, però lo scout di Jangby vede che ci sono le Aetherlisk 10, per cui sa cosa sta succedendo. Lurker in arrivo, ma ha già il Templar Archive. No, Templar Archive no, Site dello Fadun. Templar Archive sta per arrivare in questo momento. Qualche Zergling, qualche Aetherlisk in arrivo. E quindi anche qui nulla di strano. In arrivo qualche cannone, due cannoni già pronti. Il terzo in arrivo per Jangby. No, tre. E in arrivo il quarto cannone. Sono sufficienti? No, ne serve almeno un altro, meglio altri due. Io preferisco sempre andarci forte con i cannoni. Però non c'è ancora range per queste Aetherlisk, per cui c'è ancora un pochino di tempo. Eccolo qui, altri due cannoni in arrivo, quindi in totale 5 cannoni adesso per Jangby. Dicevamo, prossima partita fra Flash e Fantasy, molto interessante perché Flash è Flash, il miglior giocatore al mondo in questo momento. Fantasy invece in grandissima forma, non ha mai perso una singola partita, se non sbaglio, in questo girone. Vediamo Fantasy, sì, non ha mai, in tutta l'USL non ha mai perso una partita nel 2012. E questo dimostra la sua grande, grande forma. Intanto la Forge viene distrutta. Il primo High Templar è arrivato, ma gli manca Storm, mi sa, arrivano altri Gateway. Ancora tanti Overlord con Speed Overlord ancora per zero. E primo cannone degli distrutto, ce ne sono altri 4, manca uno Storm, manca un pochino tutto, veramente, qui ci sono solamente un pochino di Zalot, arrivano i Probe a cercare di difendere questo attacco, rimangono ancora 3 cannoni, e arriva adesso anche il secondo High Templar, viene distrutto anche il Pylon. Attacca questa volta zero senza aspettare i Lurker, senza nessun drop, un attacco abbastanza efficace, ha costretto al pull tutti i probe di Jangby. E vediamo se riuscirà adesso a difendersi, dovrebbe essere in grado di difendersi in qualche modo perché Storm dovrebbe essere quasi pronto per Jangby. E quando ci saranno due Storm per ogni High Templar, allora sarà molto più facile difendere. In arriva anche pronto il quarto cannone. Un pochino pochi cannoni. Dov'è il quinto cannone? Quinto cannone? Ok, pare Jangby che voglia andare avanti con solamente 4 cannoni, non difendere troppo pesantemente, vuole passare quindi velocemente all'attacco. E forse però sta arrivando un drop. Stava per arrivare un drop, ma se ne accorge Jangby. Prova nonostante tutto questo drop. Zero, prova il drop. Però attacca dall'altra parte, questo era un finto drop a quanto pare. E arriva il vero attacco invece dall'altra parte, arriva nella base principale, ma riesce a ritirare in tempo abbastanza truppe forse. Jangby, no, c'è questo uovo sulla mappa che blocca le truppe, vediamo se riuscirà comunque a difendersi in qualche modo. Questo uovo è ancora vivo, però ci sono degli storm, tantissimi storm per Jangby che in qualche modo lo aiutano a contenere questo attacco. Riuscirà a passare finalmente qualche zealot finalmente riesce a passare.
No, però c'è l'Urkar sulla rampa, l'Urkar che fa molto male, vediamo tutti i cannoni sono stati distrutti di Jangby. Riescono forse in qualche modo a difendere, proprio un altro attacco arriva dietro la linea di minerale della main base. Riesce a respingere questo attacco. Jangby. Ni. L'attacco ancora continua, adesso praticamente non ci sono più probe a difendere l'espansione di Jangby. Pochissimi probe e forse sta arrivando un altro drop. Lì in alto a destra vedo un altro drop, vedo delle unità gialle, provo un altro drop zero dietro alla base avversaria. Non riesce a fare moltissimo. Il probe riesce ad uccidere in qualche modo l'Hydralisk, eroe quel probe. Adesso un po' di Storm, un po' di Zealot, non c'è nessun supporto per Zero, quindi questo attacco non credo riuscirà a fare molto altro. Riesce in qualche modo a respingere questa offensiva Jangby, ma che attacco! Complimenti per Zero. No, non è un drop, sono solamente un paio di Overlord. Ma torna subito all'attacco, non ci sono più cannoni adesso per Jangby. Torna all'attacco, vede, cerca di prendersi questa base, cerca di prendersi la Nexus dell'espansione. Probabilmente riuscirà a distruggerla perché non vedo molte possibilità di contrattacco, di attacco per Jangby. Infatti viene distrutta questa base secondaria, ma c'è un contrattacco da parte di qualche Zealot nella base avversaria. Forse riuscirà a prendersi una base, vedo degli Zealot nella base ore 12, probabilmente riuscirà a fare qualcosa. Forse, non sono sicuro. C'è anche uno shuttle da qualche parte. Non ho visto la presenza di uno shuttle, molto molto interessante. Vediamo se riusciremo a vedere un pochino di shuttle in azione, qualche drop interessante. Intanto questa base viene completamente obliterata, quindi la situazione è veramente pessima adesso per Jangby. E questo shuttle credo sia la sua ultima possibilità. Quasi distrutto quello shuttle e deve in qualche modo con le truppe che ha adesso cercare di vincere Jangby, perché se perde questa partita perde tutta la semifinale. Si prende qualche 3-0, questo significa che non aveva nient'altro in quello shuttle, era uno shuttle abbastanza vuoto, quindi c'era la speranza di avere dei templari, degli High Templar, di Dark Emperor. Evidentemente no, peccato. E ci sono ancora questi Overlord che hanno un po' di truppe, hanno un solo Lurker, quindi niente di che. Tra Zealot, vediamo se riusciranno a fare qualcosa nella base avversaria. Ci sono delle Hydralisk a difendere, ma se è fortunato riuscirà a uccidere qualche unità. No, non riesce a fare niente con questo attacco Jangby. La sua situazione si fa ancora più problematica. La sua ultima speranza era proprio di avere qualcosa all'interno di quella base, all'interno di quello shuttle, ma è vuoto quello shuttle, era vuoto, c'era solamente qualche unità secondaria, c'era solamente 3 Zealot, quindi solamente una base per Jangby contro le 3 basi di Zero. Cattivissima questa situazione per Zero e per Jangby. Un altro drop che fa malissimo, si prende quasi tutti, no, ma si prende tantissimi probe. Questi drop di Zero eseguiti alla perfezione, che stanno facendo veramente male all'avversario. Vediamo se in qualche modo riuscirà a reagire Jangby. Adesso ha un esercito che non è malaccio, devo dire. Buona composizione. Zealot, Dragoon, High Templar, un Archon contro sole Hydralisk. Può funzionare. Vediamo se riuscirà a gestire bene questa armata. E tantissimi High Templar adesso per Jangby. Vediamo se riuscirà a gestire bene questi High Templar. Potrebbero veramente fare la differenza. Solamente qualche
unità per zero, che soprattutto questi Idris contro gli E-Templar non riescono veramente a fare niente. Questo contrattacco di Jamie veramente sembra riesca a fare, a sortire qualche effetto. Questi E-Templar fanno malissimo alle Hydralisk. In arrivo altri due Archon, e gli Archon anche quelli fanno malissimo contro qualsiasi unità Zerg praticamente. Eccoli qui, altri due Archon, rimane ancora qualche Dragoon. E soprattutto non ci sono più unità praticamente per zero adesso. La sua base, la sua espansione sotto attacco, e un contrattacco che veramente non mi aspettavo da parte di Jangby. Tutti i droni vengono uccisi o scappano, e queste due hatchery verranno probabilmente distrutte. GG per zero. Che partita! Il pubblico si alza, standing ovation per Jangby, meritatissima! Addirittura il coro per Jangby, non so se si sente. Zero pensava di aver vinto questa partita, e anch'io pensavo che Zero avesse già vinto questa partita. E invece no. Un contrattacco veramente incredibile di Jangby, che dimostra di essere un giocatore di altissimo livello. E quindi Jangby ancora vivo, due pari, la prossima partita deciderà tutto.